diverse entità che stanno passeggiando all'interno degli stand tra i cari. Abbiamo visto prima Gianni Ciardo passare, adesso stiamo vedendo il presidente di Chivendola. Salve presidente. Grazie presidente. Prego presidente. Benvenuto. Un goccio d'acqua, registra. Sì, prego. Si accomodi con noi. Noi siamo in diretta su www.fusolar.com e siamo nello spazio del MART, dedicato quindi al coordinamento a questo contenitore culturale che si è andato a creare dopo la confisca comunque del locale, al discorso mafioso locale. Quindi siamo qui a ricordare questa bellissima esperienza ed è un piacere averla seduta qui con noi. Come va? Come sta vivendo questa esperienza, questa prima rassegna musicale nella Fiera del Levante? Ma intanto credo che dobbiamo raccontare ancora di più ai pugliesi questa esperienza. Una grande discoteca gestita da un gruppo mafioso. Sì. Quando arriva la giustizia e mette in carcere i mafiosi, il rischio è che la discoteca, che con i mafiosi funzionava, quando arriva lo Stato si chiude. Sì. E si chiude un luogo nel quale ogni sabato sera 5, 6, 7 mila giovani in qualche maniera esprimevano il loro diritto alla socialità. Sì. Ci siamo detti, non è giusto che la mafia apra le discoteche e lo Stato chiude luoghi di socialità. Quando lo abbiamo requisito, lo abbiamo confiscato al gruppo mafioso, la regione ha messo dei quattrini perché questa discoteca potesse essere gestita da gruppi giovanili che producono arte, comunicazione, socialità, perché potesse vivere, perché la mafia la sconfiggi non solo con le forze dell'ordine, con i carabinieri, con le manette. La mafia e la mafiosità la sconfiggi se costruisci una vita migliore, se costruisci socialità, diritto al lavoro, spazi per le giovani generazioni. Quindi il MoMart è davvero un punto di riferimento per cambiare il modo di operare anche nella lotta al crimine organizzato. Assolutamente, e questo proprio era il loro scopo. La prima rassegna musicale all'interno della Fiera del Levante, ho visto che lei sta facendo un giro all'interno del padiglione, è una bellissima esperienza, anche questo in realtà diciamo che può essere proprio utilizzato al fine di fare cultura, di portare cultura in situazioni comunque sociali dove l'unica salvezza può essere proprio avvicinarsi a un mondo prettamente culturale, allontanarsi da quella che è l'unica alternativa, quindi la vita mafiosa. Quindi è davvero una bella esperienza, cosa ne pensa? Vede tanta partecipazione? Ma vedo vivere un'idea che per me è fondamentale. La cultura è una fabbrica di lavori buoni, di lavori alternativi anche a quelli che sono circuitati nel mondo dell'inquinamento dei veleni. Sì. Con il cinema, con il teatro, con la danza, con la musica, si possono costruire tante occasioni di lavoro. Cioè noi non stiamo celebrando la cultura come un fenomeno effimero, stiamo celebrando la possibilità di investire in cultura per avere un modello alternativo di sviluppo. Più cultura significa avere anche più consapevolezza, un legame tra università, centri di ricerca e i nostri apparati produttivi. Quello che vedo qui è un mondo nuovo, è un mondo di talenti, no? Io quando vado a Bologna a vedere quello che accade al DAMS, all'Università della Cultura, dello Spettacolo, del Cinema, è pieno di ragazzi pugliesi, c'è una stragrande maggioranza di ragazzi pugliesi. Per fare cinema, per fare teatro, per fare spettacolo, per fare sceneggiatura, per fare musica, per scrivere libretti d'opera, per fare il cantante, per fare qualunque cosa, un ragazzo pugliese deve emigrare. Noi abbiamo pensato che si deve investire perché qua possa formarsi e qua possa contribuire a migliorare l'ambiente sociale, l'ambiente culturale e l'ambiente economico. Quello che si vede su questo piano è il segno che c'è dietro la Puglia ufficiale, una Puglia a volte sconosciuta, fatta di straordinari talenti. Sono i nostri figli che hanno non solo i sogni nei cassetti, ma che sono grandi musicisti magari negli scantinati di periferia, che sono dei geni della comunicazione ma nessuno se ne accorge di loro. I poteri pubblici devono muovere il culo per andare a trovare, a scovare come cercatori di tartufi quello che è l'eccellenza e il talento giovanile, per promuoverlo. Non c'è speranza per la nostra terra se noi non riusciamo a mettere al centro
del modello di sviluppo il talento delle giovani generazioni. Assolutamente Presidente, io penso che lei sia stato più che esaustivo e penso che lei sia più che d'accordo per questa evoluzione comunque culturale che sta avvenendo pian piano nella nostra regione e queste sono testimonianze tangibili di questo cambiamento. Io la ringrazio infinitamente, è auguri, stato davvero un auguri a tutti. Grazie voi. Mille, veramente, grazie, dai. Buon lavoro. Grazie. Ciao ragazzi. Grazie al Presidente della Regione Puglia, Vendola, che è stato un graditissimo ospite a sorpresa. Noi siamo ancora in diretta su www.fosolar.com e io direi grazie ancora al Presidente, è stata un'esperienza incredibile, che venerdì 18 settembre è molto emozionante perché comunque sono state dette delle cose meravigliose ed è veramente bellissimo vedere che il Presidente della nostra Regione abbia colto appieno il messaggio che si vuole dare alle istituzioni con questo tipo di manifestazioni e con lo stesso coordinamento di un marco.